Eccoci qua, ritornati sempre sulle nostre video riflessioni. Ci siamo lasciati in quella precedente su alcune suggestioni rispetto alla plastica, il ciclo della plastica, che cosa vai ad implementare, cosa modifica, che effetti può avere sulla salute, dove viene prodotto, dove può arrivare. Abbiamo fatto l'esempio sulla plastica, ma ricordiamoci che l'inquinamento comprende tutto, l'acqua, l'aria, il suolo. E sappiamo benissimo che la nostra responsabilità personale incide su tutto. Siamo tutti interconnessi. Quindi, se aumenta, per esempio, l'inquinamento nell'atmosfera, aumenta l'effetto serra e quindi aumenteranno, come stiamo già vivendo, i cambiamenti climatici. Quindi verrà meno l'acqua, alcuni animali probabilmente non troveranno più l'ambiente giusto e quindi scompariranno, eccetera, eccetera, eccetera. So che questi per voi sono tutti aneddoti conosciuti, che conoscete bene, a volte li conosciamo talmente tanto bene che siamo un po' galvanizzati da queste parole, però proviamo ad avere questa attenzione. Quindi, la comunità ha una responsabilità, tutto il mondo ha una responsabilità, ma anche noi in prima persona abbiamo una responsabilità nei confronti dell'ambiente, ma anche di chi ci sta vicino. E anche e soprattutto per chi verrà dopo di noi. Ok, allora io volevo proporvi di vedere insieme alcuni filmati su YouTube. Sono dei prodotti video, alcuni abbastanza didattici, altri un po' divertenti, anche un po' scherzosi, ci prenderemo anche un po' in giro sulla questione delle buone abitudini. Adesso andiamo a vederlo insieme. Vediamo se tutto funziona correttamente. E vai, partiamo. Parte.
Bene, allora abbiamo visto questo piccolo video che secondo me ci dà degli spunti di riflessione differenti e uno di questi è quello che riguarda l'energia, come facciamo ad accendere la luce, come facciamo ad avere il frigorifero fresco, abbiamo bisogno di elettricità e come viene prodotta? In Italia viene prodotta in vari modi, con le centrali idroelettriche, anche qui la professoressa di tecnologia ci potrebbe dare una mano, oppure è derivante da altri tipi di centrale, ancora qualcosina forse a carbone c'è, quindi viene bruciato il carbone che immette nell'aria degli inquinanti che a loro volta poi vanno a peggiorare la qualità dell'aria. Eppure noi non possiamo fare a meno di utilizzare l'elettricità, la possiamo utilizzare però in modo corretto. Il video in modo anche un po' semplice, dice: beh, apriamo una finestra e facciamo entrare la luce, spegniamo la luce, facciamo attenzione a non abusare dell'elettricità, non abusare dell'elettricità, perché per il nostro mondo è molto importante. Pensate in questo periodo come potremmo fare se non ci fosse l'elettricità. Un'altra cosa importante è che cos'è la benzina? Beh, la benzina è anche quello, un derivato del petrolio che ci permette di muoverci benissimo, ma molto spesso utilizziamo, siamo un po' pigri in questo, utilizziamo la macchina, la nostra personale, e immettiamo anche qui nell'ambiente un sacco di scorie. Forse avrete sentito parlare in questi anni di PM10. Torino è la città più inquinata d'Europa, sono delle polveri sottilissime, microscopiche, che oltre a essere dannose per l'ambiente, sono anche fortemente dannose per la salute di tutti. Potremmo in tanti casi utilizzare una mobilità sostenibile, altro termine che forse abbiamo sentito molte volte, la bicicletta. Sapete che da un'indagine pare che a Torino il mezzo più veloce per spostamenti entro i 15 minuti sia proprio la bicicletta? Ci sono i mezzi pubblici. A volte forse saranno un po' lenti, ma quelli ci permettono di non inquinare. E poi pensate, una macchina, una moto, quello che è, quanto costa da mantenere tutti gli anni, mentre noi pagando il nostro abbonamento possiamo muoverci con serenità. Ma anche i treni possono essere dei mezzi tutto sommato ecologici. C'è l'altro grande tema. In Italia si sta cominciando a parlare, ci sono già delle fonti energetiche alternative. Pensiamo quindi alle pale eoliche, al solare, ci sono anche altre sperimentazioni. Sapete, si sta studiando per esempio il moto delle maree per produrre elettricità, ma non solo, ci sono tanti, le correnti sottomarine, ci sono molti esperimenti, diciamo che sta crescendo man mano la sensibilità, però è importante che sia chiaro che non possiamo chiedere sempre di più pensando di non, altro termine importante, impattare sull'ambiente e sugli altri. Dobbiamo ridurre, decrescere in modo felice i nostri consumi ed essere attenti su come le risorse che servono per mettere in funzione il nostro mondo vengano prodotte. Ok? Il video faceva vedere la pala, ha fatto vedere anche una cosa che forse non avete capito quando mette il giubbottino alla casa, perché anche per esempio le modalità con cui vengono costruiti i palazzi, le strutture, è molto importante. Ad oggi per esempio considerate che attraverso delle tecniche al pensiero sapiente dell'uomo possiamo avere palazzi, strutture che hanno bisogno di pochissima elettricità per essere scaldati. Quindi mi raccomando, vi invito quando potremmo tutti quanti in sicurezza a fare tante belle passeggiate e utilizzare quanto meno possibile l'auto. Piccola precisazione. Avete notato, e se non l'avete fatto vi prego di informarvi, avete visto di quanto è calato l'inquinamento da quando, per via di questo virus, il mondo si è fermato? E allora, se qualcuno non ci crede che anche noi contribuiamo all'inquinamento, beh, rispondetegli facendogli l'esempio concreto di questo periodo. L'aria, basta uscire sul balcone, è sicuramente più pulita. E anche gli scienziati ce lo confermano. Andiamo a vedere adesso insieme un secondo video con 52 o 53 azioni molto divertenti,
non prendete tutto alla lettera, mi raccomando, su comportamenti possibili. Ci sarebbe un altro approfondimento che vorrei fare rispetto agli alimenti, ma è molto complicato. Anche la produzione, termine un po' brutto, degli alimenti, soprattutto degli alimenti animali, ha un impatto sull'ambiente. E vi lascio questo spunto, magari potrete fare ricerca ancora con gli insegnanti e con i vostri genitori e i vostri compagni. Ci guardiamo un video e chiudiamo la videoriflessione sull'argomento. 52 cose che puoi fare per salvare il pianeta. E andiamo a cominciare. Mira.